Bentornati a tutti, sono sempre Sandro Gilgamesh e bentornati su Pokémon Let's Go Eevee. E sì, abbiamo il normalissimo Joy-Con perché voglio fare dei test. Intanto partiamo finché ne parlo. Prima di registrare questo video ho fatto delle prove, come dicevo, volevo provare a trovare un Nidoran selvatico come lo volevo io, fare dei controlli per come volevo effettivamente Nidoran. Mi sono fatto un piccolo programmino anche per le mosse che insegnerò ai Pokémon, eccetera. Ciao, Eevee. Sì. E vi dirò, allora, ho fatto un giro di tutte le... come ve lo spiego? Io adesso ho questo Nidoran, ok? Che tra l'altro ha anche un nome specifico, soprannome. Poi parliamo anche di quello. Però, appunto, questo Nidoran, che è di livello 3, poteva andare peggio, eh? Ha più attacco e meno attacco speciale, perché effettivamente ho visto che Nidoking alla fine diventa un Pokémon con delle statistiche più o meno equilibrate, tranne il fatto che la maggior parte degli attacchi che mi serviranno sono fisici, per fortuna, e quindi posso puntare su una sola statistica offensiva. E quindi, visto che tutto il resto è equilibrato, perché non diminuire l'attacco speciale che è inutile e aumentare quello fisico? Ci sta. Solo che prima di trovarlo ho dovuto fare praticamente cattura a catena di Nidoran fino a finire tutte le Pokéball che avevo, ricaricare la partita e quando ho ricaricato al terzo o quarto Nidoran, credo, vediamo un po'. Borsa. Box Pokémon. Infatti, ne ho catturati altri tre. Prima era pieno. Ve lo giuro, continuavo a trovare Nidoran che avevano meno velocità e più difesa, meno velocità e più attacco, meno velocità e più attacco speciale. No, ce n'è voluta. E perché ha questo soprannome? Scusate. Perché ha questo soprannome? Questo soprannome ce l'ha per due motivi. In realtà si vedrebbe meglio se fosse un pochino più ingrandito, però questo nome sta un po' a rappresentare da un lato una corona, da un lato, ma leggermente, si vedrebbe meglio se fosse, ripeto, ingrandito perché le parentesi graffe tendono a fare un po' di arrotondamento, rimpicciolite così magari sembrano un po' più dritte di quello che sono. Stanno a rappresentare fondamentalmente anche un pochino le sue orecchie e il corno centrale sulla sua testa. E questa è una tradizione insieme a Minerva, Punchinball, che voglio portare qui. Infatti darò un soprannome anche agli altri Pokémon principali della squadra. E ho avuto un'idea veramente carina per i nomi che darò. Detto questo, volevo anticipare una cosa. Mi chiedo quanti di voi potrebbero indovinare... Oddio, non è che ci siano tante scelte, cioè ci vuole un po'. Però, tutti i Pokémon che andrò a usare, e tra l'altro adesso che vedo il Bosco Smeraldo, penso che sia geniale avere un Nidoran che ha beccata, perché qui saranno praticamente quasi tutti coleotteri, quindi avrà modo di allenarsi. Dicevo che la mia squadra... Ah, c'è un Caterpie. So che si potrebbe trovare anche Butterfree selvatico, però, insomma, non c'è neanche bisogno. Ora vediamo com'è, perché in realtà io ho fatto delle catture. Ah, c'è il tutorial delle bacche, ma anche no. Stavo dicendo che ho fatto delle prove di catture. Scusate, eh. Ok. Che ho fatto delle prove di cattura appunto durante le catene di cattura di Nidoran. La prima catena di catture che sono arrivato tipo fino a 29, non mi ricordo bene, giù di lì comunque, con la Pokéball è andata come è andata. Però dalla seconda catena di catture che ho ricominciato da capo, ho usato il Joy-Con normale e non ho avuto tutti questi problemi che mi aspettavo, per quanto appunto avete visto adesso, invece fatalità le prime due catture. Vorrei fare una prova. Io faccio così. Non è che magari prende la direzione del lancio verso la Switch. Potrebbe anche essere, eh. Lati di Caterpie sono stati inseriti. Baco. Tenne che sulla testa si difende emettendo un odore insopportabile. Esatto. No, lo togliamo subito dalla squadra. Dicevo che la mia squadra finale, come sono sempre state le mie squadre da quando ho iniziato a gestirle, in un certo... Ah, devo fare per forza così, giusto?
da quando ho cominciato a gestirle seriamente in un certo modo, le mie squadre sono sempre state molto eterogenee, si potrebbe dire. Ovvero, io avrò 6 Pokémon, ma tutti e 6 Pokémon avranno 2 tipi e saranno tutti di tipo diverso. Non ci saranno Pokémon con lo stesso tipo. Vediamo l'ora di lottare. Ok. Tu? Ma io voglio Weedle. Voglio Weedle perché così poi posso farlo evolvere tranquillamente anche in Kakuna e Beedrill senza dover andare a catturare un altro Weedle poi, oltre ad aver già un Beedrill. Caro Rattatino. Vedete che si vedeva adesso nel messaggino di entrata in scena? Si vedeva che appunto era un po' più arrotondata la graffa e c'è anche proprio la puntina della graffa. Stavo per lanciare una Pokéball, sono troppo abituato. Sarà... Oddio, non è che abbia... Sapete che potrebbe essere un po' un problema? Però attenzione. Ho degli oggetti di cui... Ecco, speravo in questo in realtà. Che perdesse un turno. La vedo dura? Potrebbe finire molto male in realtà, eh? Questa è anche colpa mia, però... Sarebbe una delle prime volte che perdo davvero perché gioco da cani. Facciamo una cosa. Borsa. Pozione alla faccia. Cura full. Speriamo bene. Quanto? Ma puoi fargli un... no, ciao. Va bene. Non importa. Sì. Vabbè. Per quello che ho perso. In realtà stavo pensando... ma non puoi, è vero. Stavo pensando... Stavo andando contro una cosa, una nozione che avevo già, ma che ho temporaneamente dimenticato, ovvero... Ah, è vero, sono un po' debole, potrei combattere contro i Pokémon selvatici. Adesso che ho perso ho pensato... Ah, ma no, non si può combattere contro i selvatici. Buona fortuna, sì. Potrei catturarne un paio? Vado in cerca di Pokémon e li catturo, così... Ne approfitto per... prendere un po' di esperienza. Tra l'altro, se fai una bella cattura, ho visto che ti dà anche più punti esperienza. Quindi dicevo, la mia squadra sarà di 6 Pokémon, tutti di tipi diversi e tutti con 2 tipi. Nidoran l'ho preso perché diventerà veleno terra. Gli altri vedrete. Ci sarà un Pokémon che di solito non mi piace prendere. Calma. Ti dirò. Facciamo una cattura. Che tra l'altro ci siamo dando un bel Sprout selvatico. Quelli con l'aura rossa o anche altre aure ci sono, mi pare. Ne ho vista una blu una volta, se non sbaglio. Non so che cosa abbiano esattamente. Sono un po' più resistenti perché sono al livello superiore. Sapete che in realtà forse è davvero il movimento. Devi fare il movimento dritto, ma dritto verso il... più o meno la switch. Probabilmente è quello, o magari ho avuto fortuna. Sì. Ma... Faccio vedere io a Rattata adesso. No, grazie, non voglio... No, che scemo. Forza Pokémon. E perché ha questo nome? Perché rappresenta la sua testa e la sua corona? Ah, rimuovi dalla squadra, sì. Fondamentalmente... Cos'è? Ah, Weedle! Cos'è venuto fuori? Ah, Metapod. No. Non voglio sprecare Pokéball per un Metapod, ma per Weedle sì. Perché almeno poi, se mi va, lo alleno, lo faccio evolvere. Potrei anche... Può anche darsi che lo faccia, Ah, così.
Dicevo che deriva da una tradizione, tra virgolette, diciamo che nel corso degli anni, non parliamo dei Souls, perché non è questa la sede, però almeno, vabbè, speravo un po' di più. I dati di Guido stati ha un pungiglione acuminato sul capo, vive tra l'erba alta e nei boschi, dove si trova il fuori, ok. Nei Souls, con gli anni, mi sono creato una mia personale squadra, fuori di quale scuderia, di personaggi ricorrenti. Mi sbaglio sempre, sono troppo abituato ad andare in squadra. Devo ricordarmi che se voglio toglierli devo andare nella borsa. E avrei fatto prima andare a sinistra, sarei andato subito in fondo. Ok, adesso andiamo a lottare contro Rattata e vediamo come va a finire. Solo che stavolta non ho pozioni. Sì. No, non ho Pikachu, ma vabbè. Quindi, dicevo che tra questi sei personaggi, appunto, che poi riporterò in auge comunque con tutti e tre, con tutti e sei i miei Pokémon della squadra, ce n'è uno che è un re. E il suo nome non è un nome fisso, ma è un nome che cambia di titolo in titolo, soprattutto nei Souls. Tra l'altro non mi ricordo neanche chissà che nome gli avevo dato, forse avevo dato i nomi originali dei Pokémon. Vabbè, comunque dicevo che di solito il nome che gli do è un nome fatto da simboli e altro che rappresenta in qualche modo la corona che poi andrà a indossare, o comunque qualcosa che ricordi più o meno la sua testa e soprattutto la sua corona, a seconda dei casi la sua testa, di solito la corona. In questo caso gli ho dato un nome che ricordi un po' le sue orecchie e il corno centrale, però in realtà ricorda anche un po' la forma di una corona. E tra l'altro Nidoking è King, non era voluto, ma va bene così. Io ora se faccio così, però va bene, perché se riesco a fare brutto colpo in realtà, dai, sì, Rattata è bello veloce, in realtà. Sì, dai. Oh, spero che ora non mi sciotti. Però adesso sono a livello 5. Intanto sono saliti di 2 livelli rispetto a prima, quindi non credo che mi sciotti. E infatti, punti esperienza, saliamo di livello. E io mi chiedevo come si faceva a farmare Pokéball per catturare. Ah, per catturare i selvatici. Oh, guarda chi posso far evolvere. Ma anche no. Dicevo. Ti prego, prendi io. Se no userò una bacca. Però. Usiamo una bacca, va. Borsa. Così le provo. Però tipo, calma un po' il Pokémon selvatico, facilita un po' la cattura a cui viene data, rende un po' più facile gli strumenti. Ah, aspetta, scusa, quando catturi il Pokémon, ok, no, scusa, torno indietro. Ti dirò, usiamo questa visto che ne ho tante, eh. Uff, non era voluta, ma oh, con una bacca eccellente, voglio vedere se ce la fa. Questo era un eccellente, però, eh. Oh, grazie. Grazie. Veleno spina, giusto, me l'ho ricordato. Verso il 9-10 dovrebbe imparare a doppio calcio, perché a forza di catturare Nidoran per la catena, il mio primo Nidoran era arrivato a livello 10-11. No, non ho letto. Aspetta un attimo, fermo lì. Pokédex. Fa vedere un po', cos'è che dice? Quanti Pokémon con l'aura? Io dovrò sapere cosa fanno quelle aure.
Non so se sia soltanto il fatto che sono di livello un po' più alto. In foresta, con l'elettricità e sacche sulle guance. Chiunque le tocchi prende la scossa, vero? Satoshi? Calma. E questa? Tra l'altro ho sentito dire, ma non so quanto sia vero, che probabilmente... Madonna mia, quanti Pokémon! Vabbè, facciamo prima scappare. Che in teoria le Pokéball dei tesori in giro potrebbero respawnare? Ciao, buongiorno, eh. Il Pokémon sì. Cari pigliamosche. Oddio. Ah beh, ma aspetta un attimo, io sono di veleno, quindi in teoria non potrebbe avvelenarmi. Guarda un po' chi ha mosse di tipo volante, eh. Come dicevo prima. Chissà perché. Beccata debole finché vuoi, però. Duccio. Madonna, questa cosa che ottieni le Pokéball è... Allora, di qua dovrebbe essere chiusa. Ah no, ma aspetta, mi confondo tantissimo. Ho sentito un verso e ho detto cosa? Butterfree? No, era Caterpie. Allora, di lì si ricollega dall'altra parte la mappa, se non mi ricordo male. Sì, giusto, è vero, là c'era l'area con... Che scemo, è vero, con la Pokéball. Tu! Sapete cosa mi chiedo? Come saranno gli allenatori in questo titolo? Perché una cosa che ho notato in Sole... Sole non sono sicuro, ma in Ultra Sole... Molti degli allenatori avevano un solo Pokémon, di solito. Non tutti, ma molti. Avevano uno o due Pokémon, raramente arrivavano 3-4. Allora, ho l'abitudine di lanciare per catturare, a forza di fare catena di catture. Cavo. Certo che capisco che in realtà i punti esperienza siano pochi, perché... Insomma, fai fuori dei coleotteri che hanno i parametri che hanno e in più. Ok, antidoto, pozione. Ah, baccalà. Ah, ok. E in più dicevo... Ah, è il verso di Kakuna. Scusate, ma non mi ricordo a memoria tutti i 150. A parte che non sono 150 i versi. Ah, chiaro. Sì, dicevo... Per chi non se lo ricordasse o non lo sapesse, i versi non sono 150, perché alcuni Pokémon hanno versi in comune. Tipo, mi pare che quello di Mewtwo sia il verso di Parasect. Mi pare. Rosalia Teenager, va bene. Abbiamo avuto la stessa idea, forse. Però lei... Anche Nidoran femmina ha beccata, non me lo ricordo, sapete? Ah no, a graffio, giusto, è vero, a graffio. Sembrava strano. Infatti ho detto, hanno alcune mosse comuni, statistiche mi pare che siano uguali, però in realtà alcune mosse sono diverse, quindi per dirne una, body slam, corpo scontro e colpo, vero? Finché non troveremo certe mosse sono abbastanza sicuro che farò imparare chissà se impara ancora colpo, non me lo ricordo, non l'ho neanche controllato. Non me lo ricordo se anche in Pikachu e Eevee impara colpo a livello 23 Nidoking. Guarda che ti avevo fatto una domanda, sì, vabbè. Dai. In realtà, tra l'altro, ho controllato alcuni dei Pokémon che vorrò utilizzare nella squadra principale. Ho visto che uno si prende molto prima di... Cioè... Ok. Vi dirò, ci sono due Pokémon di forma Alola che utilizzerò. E... Vabbè, Raticate te l'abbiamo già detto. Però ne voglio usare un altro che credevo quello normale, selvatico, si catturasse molto più in là. Invece no, si trova abbastanza presto.
forse nello stesso percorso dove cattureremo il prossimo Pokémon fisso della squadra. Ah, ecco, questi sono un po' di punti esperienza. Non tantissimi, però insomma. E considerando il fatto che tu sei a livello 3 e che sei di un allenatore, io non credo proprio che tu abbia veleno spina, vero? Infatti mi ricordo che rottura di balle che era in Pokémon giallo, quando avevi Pikachu che fino al livello 8-9 non mi ricordo, non imparava tuono shock, mi pare. Perché no, all'inizio aveva azione all'inizio, mi pare, Pikachu imparava attacco rapido a livello 6 o 7, credo. Non mi ricordo bene. Ok. Sapete che devo esplorare anche questa cosa dei punti lotta, esattamente dei PL, cosa sono? Perché ho cercato qualcosina ma non ho trovato granché lì per lì. Appunto dicevo che rottura di balle era avere Pikachu con attacco rapido, che era, mi pare, meno potente di tuono shock e non aveva manco lo stab. Coi Metapod che cominciavano al rafforzatore. Oddio. Ma almeno Beccata fa il suo dovere, per quanto non abbia lo stab. Ok, lo stab, dicevo. Qua... qui io mi ricordo... Mi ricordo anche dove c'è un tesoro per terra, forse. Che non credo Eevee farà segnale. Ah, sapete che in effetti la cosa del detector mi viene in mente che potrebbe essere perché si accarezza, si coccola un po' Eevee. Magari è per quello che poi si dà da fare, trova oggetti per terra. Perché la pozione che ho trovato sull'alberello me la ricordavo io, ma lui non me l'ha detta. Anche un altro alberello dove ho trovato un cespuglietto, dove ho trovato questo, però ha lo stab. Se ti avveleno, sapete cosa mi dà fastidio di Sole e Luna? Questo che veleno e precisione, ok? Se lo fanno gli avversari, spesso e volentieri ti avvelenano, a meno che tu non sia immune. Spesso e volentieri ti avvelenano o paralizzano o qualunque cosa possano fare. E se ti fanno mosse come Turbo Sabbia, o meglio, e se fanno mosse come Turbo Sabbia, vabbè, funzionano come devono funzionare. Se sei tu invece a provare ad avvelenare i nemici, non così spesso li avveleni. Se gli abbassi la precisione o comunque li paralizzi, spesso attaccano lo stesso. Se ti confondono, spesso il tuo Pokémon tende ad auto-infliggersi danni. Se avveleni tu i nemici, se confondi tu i nemici invece, fagli beccata. Se confondi tu i nemici invece, una buona percentuale di probabilità attaccano lo stesso. E questa cosa mi dà un fastidio bestia. Infatti sono contento che al secondo attacco qui almeno sia riuscito ad avvelenarlo e comunque più o meno sia riuscito anche ad attaccare senza troppi problemi. Madonna, spuntano veramente come funghi. No, volevo dire che in realtà ci dovrebbe essere un allenatore che avevano aggiunto in Pokémon giallo in queste zone, che allora forse era la ragazza, che non era una ragazza, era un pigliamosche in Pokémon giallo, che in rosso e blu non c'erano, l'hanno aggiunto proprio... Ah, cos'è? Tipo profumino, è il contrario del repellente. Come siamo? Ok. Infatti. Attira i Pokémon rari per... Ah, aumenta le chance di trovare i Pokémon rari, perché giustamente ho visto che ci sono Pokémon più rarini da trovare. Discretamente passato alcuni intenditori. Ah, è fatto per essere venduto. Chiaro. Quella era una pozione, tra l'altro, se non sbaglio, in Pokémon giallo. Ma tipo, se io faccio... Vabbè. No, non Però se questo qui cammina, c'è ancora l'oggetto qua nascosto per terra? Oppure c'è il rischio che gli cammini sopra e non lo puoi più prendere? Devi uscire e entrare, insomma. Non me lo ricordo. Non lo so. Cioè, non è che me lo ricordo, non lo so. Perché in giallo è possibile che tu dovessi uscire e rientrare. Qua non saprei come l'hanno gestito l'oggetto nascosto. Potrebbe anche essere che non ci sia. Sì,
scusate, mi sono perso nei ragionamenti. Questo Metapod ha azione? Ha attaccato? O mi sono lasciato io cose? Lo vedrò poi. Scusate, per essere imbecilli. No, non era quello che volevo fare, Nidoran. Eccola! Pozione, me lo ricordavo. È incredibile poter raccontare quanto è utile un... Ma tu... Sembrava Punching Ball. Ah! Ok. Sì, ok. Puoi tagliare, esatto, fendente. È bello poter raccontare quanto fosse utile anche in Pokémon Giallo avere un Nidoran con un doppio calcio per battere Brock, che tra l'altro in Pokémon Giallo è leggermente più nerfato perché sia Geodude che Onix hanno due livelli in meno. E invece no, testone, la prima partita a 3 ore e 40 ho battuto Brock col mio povero Pikachu che aveva imparato attacco rapido, ha fatto fuori Onix e Geodude a forza di attacco rapido. E forse anche colpo coda. E ruggito, potrebbe essere. Perché mi ricordo che tipo Pikachu imparava... Vedete che non ricordo a questo punto... No, sono un imbecille, no. Aveva tuono shock Pikachu in realtà. Aveva tuono shock all'inizio, non aveva azione. Poi imparava però colpo coda... ruggito, tuononda, e poi l'unico attacco utile dopo questi per fare danni era attacco rapido. E tu arrivavi con Pikachu al 10-11 da Brock, dicevi: cosa faccio, tuono shock che non funziona o attacco rapido? Oppure prendi un altro Pokémon. Infatti qualche partita più in là, perché ho avuto modo anche di rigiocarlo negli anni, perché non allenare un bel Caterpie invece farlo diventare Butterfree, così vai a spaccarlo con confusione, per esempio. Cercavo giusto te. Salve. Punching Ball. Minerva, in questa città c'è una palestra che fa proprio al caso nostro. Pare che il capo palestra sia davvero fortissimo. D'altronde lottare contro allenatori capaci è proprio quello che ci vuole per diventare più forti. Sì. Oh, anche Eevee non vede l'ora di lottare, eh? Ok, mi raccomando, faccio il tipo per voi. Tieni. 5 pozioni. Ah, grazie. Serviranno. Prima o poi. Hai messo le pozioni nella tasca di Medi. Ne ho comprate un po' anche per te, usando i soldi che ho guadagnato sconfiggendo gli altri allenatori. Se riuscirai a battere il capo palestra, dimostrerai di essere una allenatrice a tutti gli effetti. Buona fortuna, Minerva. Lui è simpaticino. È simpatichino. Non è il bastardo che era Green. Perché lo so che si chiama Blue, ma per me è sempre Green. Perché l'originale era Green. Non vedo che bisogno ci sia stato di stravolgerlo. Non dico altro in merito perché si potrebbe andare sugli spoiler. Per insomma. Vabbè, c'è Blue. Ma non ha senso, perché originariamente è Green, lui, non è Blue. Vorrei tanto vedere nella versione giapponese di Let's Go Pikachu e Eevee, come l'hanno chiamato. Tagli le... Sì. Così mi aspettavo delle ricompense. Ah, lo sai, brava. Di là non possiamo passare, immagino, perché... Rock... Cioè, esatto. Oddio no. Ah! Grazie! Oddio! A parte che hanno il teletrasporto, ma... Perché mi è venuto in mente, oddio no, adesso devo fare tutta la stradina fino alla palestra. Va a sfidare Brock, con calma, quando avrò doppio calcio. Se no mi apre in due. I ferri vengono alla luna. Sono a parte proprio che Pietro Lunare è caduto sul Monte Luna. Ah, quindi questa cosa è proprio acclarata e... confermata. Devo fare con te? Sì? Non si crede male. Mi deve tenere d'occhio mentre sono via? Va bene? Sì? Penso io al tuo Slowpoke? Sapete che tra l'altro ho scoperto che negli ultimi anni Slowpoke guarda di fronte a sé con aria distratta. Sì, fra 3 anni si rende conto forse che il suo padrone non c'è più. Che... Mi è capitato di sentire in alcuni altri videogiochi, eccetera, parole tipo Behemoth, Slowpoke, ma usati veramente come se fossero riferiti
a quel tipo di creatura, tipo lumacone, l'ho sentito dire, hey Slowpoke, ma è una cosa che fa parte, mi chiedo, fa parte proprio del gergo inglese o americano eccetera, o è proprio perché sono entrati nel gergo comune e quindi li usano effettivamente? Questo è ringraziarti del tuo aiuto. Madonna, questi sono soldi! Chi è che se lo ricorda? Soldi. Un film che bada a spese. Torna pure domani se voglio. Si possono far... Vero? Ma che davvero? Sì, c'è il museo, ma non è... Che bello che Butterfree. Maschio, vero? Il mio primo... Free Free a volte è estremamente carino. Ah, sì, è vero. Anche il mio. Cosa appena... Ok. Voi non credo abbiate niente, ma... no, ne so qualcosa. A volte saltano anche, vero Nidoran? Ok. Credo e spero che anche qui le MT non si consumino. Ci spero vivamente perché altrimenti sono fregato. Cioè, sono fregato, non proprio, però... Diciamo che a più di un Pokémon della mia squadra ho contato di insegnare Codacciaio. Quando lo avrò. So anche dove si trova vagamente, ma non so se sia in vendita o se si debba fare qualcosa per comprare. Ah, ok. Scusate se parlo un po' con tutti e magari perdo tempo, ma... No. Ci andrò. Ah, ok, quindi non sono tornati a differenziare i Pokécenter, sì, e i Pokémart. Ah, Magikarp, tu dagli tempo. Aspetta un attimo. Ah, ma se non sbaglio si trovava all'altro centro Pokémon, vero? Prima di Monteluna. Per Magikarp. Ah, ok, c'è, ne hai già. Costicchiano però le cure, eh. No, ascolta, lascia stare. Allora, facciamo così, andiamo a visitare il museo. Ok, anche il centro Pokémon. No, andiamoci dopo, dai. Prima facciamo una visita al museo, vediamo se c'è qualcosa di diverso o se è come una volta. Potrebbe anche essere. Sapete cos'è che mi perplime in tutto questo? Che se io voglio... Ah no, che scemo, basta premere il controller al centro. Sì. Che scemo, dicevo, è un po' un casino muoversi col controller e premere anche A. Grande. Era bellissima quella teoria che ho visto anni fa, secondo cui questi Pokémon che sono estinti, sono, diciamo, dei fossili, sono... antenati di Pokémon di adesso, tipo Aerodactyl potrebbe essere un antenato di Zubat, perché tutti e due hanno un colore un po' chiaro, anche se Zubat è più azzurro, però hanno le ali viola e comunque due cornina. Kabutops potrebbe essere antenato di Scyther. È figa come idea. Omastar non mi ricordo di chi. Ah, chiaro. Mi chiedo se ci sarà qualche ricompensa per essere entrati qua o se sarà soltanto per visitare. Ah, Oddio! È bellissima sta cosa, perché a lui serve la pietra lunare per evolversi. È geniale. Che tra l'altro sono un po' le interazioni che c'erano con Pikachu in Pokémon Giallo. Mi ricordo quando vede Bill che si trasforma in umano, ci rimane... Tra l'altro Bill è una bellissima citazione a un film. Complimenti. Ah. Chiaro. La mappa dell'universo. Siete un po' presuntuosi a dare per scontato che sia sferico. Cioè. Quella invece è una teoria... Quindi anche Marte fa parte proprio canonicamente
o c'è un pianeta rosso comunque che fa canonicamente parte di questo, vedremo, perché a volte la buttano lì così a caso, cioè. E questa è una vera teoria invece reale dell'espansione dell'universo dal Big Bang. È bello che ci buttino cose così. Pensare alla pietra lunare, mi chiedo se le pietre lunari saranno ancora dove erano una volta. Io non me ne ricordo tutte, però me ne ricordo che ce n'è una a Monte Luna, in un punto specifico dove è nascosta per terra, e là sapevo che si trovava verso la fine del tunnel. Non credo che sarà a livello astronomico, insomma, quando si roda il Monte Luna con Nidoran, però metti che se serve. Ah, detto questo, come siamo messi? Ok. No, non volevo fare questo. Sei carinissimo, però. Volevo cercare se ci fosse qualcosa nel cespuglio. Oddio, sono un imbecille, la palestra non è il centro Pokémon. Che scemo. Bello, però. Se vuoi cercare la palestra. Ah, io mi ricordo tantissimo. Poi parliamo anche di una cosa di capipalestra. Qui ci sono i requisiti per entrare in una palestra. Sono allenatore, ma mi sarà difficile capire se tutte le carte in regola per andare questa sfida. Vuoi sapere come? L'attività di tipo può essere ammesso da vari tipi di valori sono efficaci contro lui. Sfida la prima volta, però è piuttosto usare un po' come acqua e erba. Quindi mostra. Seriously? Vabbè. Io spero in realtà che una volta dentro si possa togliere, perché non voglio portarmi per forza un secondo Pokémon in squadra e far. Quello che mi fa preoccupare è che gli XP vengano distribuiti fra la squadra, ok? Perché se non vengono distribuiti, ma ogni Pokémon prende a prescindere tot XP, che ci sia o non ci sia, allora chi se ne frega, ma se viene distribuita l'XP, mi dà fastidio dovermi portare un altro Pokémon che si prende una fetta dell'XP e Nidoran quindi si prende una fetta, quando a me io vorrei dare solo l'XP a Nidoran, per ora. Scambio questa meno, Pikachu così potete. Ok. Ok. Ah, carino! Li prendo solo per vedere a cosa servono. È bellissimo questa cosa che anche a Kanto abbiano fatto un qualche tipo di cibo, di cibarie, che si basa su una città, tipo Iantafrollino, Conostropoli. Si chiamava Conostropoli, vero? Minifum, blablabla. Oddio. Ah, sì. Curano tutti i problemi di stato di un Pokémon. Attenzione, interessante. Caruccio, sì, costa 500. Beh, in realtà le cure totali costano 600. Ok, quindi. Accipicchia. È più di 8000. Più di 10. No, era 8000. Accipicchia. Ho sentito che Team Rocket è a Monte Luna. Che disgrazia. Ci penserò io, non preoccuparti. Vedete, è un esperto di tipo roccia. I Pokémon deboli di questo Pokémon sono erba e acqua. Sì, ma anche lotta fa. Senti, signorina, io lo so benissimo che roccia ha 5 debolezze. Ok? Di cui uno dei miei Pokémon impara una di quelle debolezze, però in realtà non avrà neanche lo stab. Detto questo, in effetti, devo vedere qual era la potenza di doppio calcio. Perché mi ricordo che la potenza base è moltiplicata per entrambi i colpi. Ok, detto questo, noi ci fermiamo qui. Ne approfitto per salvare. Vi dirò. Farò un po' di catture off screen. Probabile. Anzi, voglio informarmi sul respawn degli allenatori, perché so che gli allenatori in teoria si possono anche risfidare e aiuta a farmare gli XP magari anche. Anche se in realtà ho sentito dire che catturare i Pokémon dà molta più esperienza che affrontare gli allenatori. Non stento a crederlo da quello che ho visto. In un modo o nell'altro allenerò Nidoran apposta per fare la palestra, perché cioè non lo faccio in video, ci metterei un'eternità.
Però fin qua tutto molto carino, fedele anche. Quelli che non ti danno niente, non ti danno niente. Hanno aggiunto cosine interessanti. I plumbeo salatini si chiamano. Carina come idea. Queste cose che ti danno una volta al giorno. In realtà, se si possono fare una volta al giorno, tu ti vai a prendere la grande perla, la vai a vendere e ti compri i salatini. E magari hai ancora qualcosa da parte. Perché la grande perla mi pare che avesse un buon prezzo di vendita. Con quello ci prendi le Pokéball. Cioè, se tu vuoi vendere la grande perla, a parte che le Pokéball te le danno anche gli allenatori, ma dovessi sprecarne tante, non era quello che volevo fare. Dovessi sprecarne tante, scusate, almeno una volta al giorno sai che hai quella che ti dà la grande perla, la vai a vendere, qualche Pokéball la fai su. Certo, capisco che non è esattamente comodo aspettare tutto questo tempo, però è un aiuto in più. Magari anche in giro ci saranno altri aiuti tipo questo. Vedremo come andrà. Detto questo, io sono contentissimo di essere arrivato fin qua. Ho visto che già dal primo video c'è chi ha apprezzato che io stia facendo questa serie ed è bellissimo. È bellissimo che già qualcuno abbia iniziato a seguire i video e apprezzi. Non vedo l'ora di riempire quegli spazi, ci vorrà ancora tanto. Però pian piano si fa tutto, eh. E ok. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.